un breve sketch. Famiglia normale, papà 42-43 anni, la moglie, due figli, bambini. Lui si alza, cravatta, dove cazzo l'hai messa la cravatta? Grida con un sesso. Quei bambini sono lì dal bagno, via, c'è i bambini, si ha detto, fuori, via. Papà deve andare a lavorare. Non si potrebbe, è lì dove nasce la democrazia. Alla moglie, vediamo se è possibile. Oh, ciao Giulia, quant'è che siamo sposati? 13 anni. Sono sincero, non mi ricordo manco più i fiori che preferivi. Com'è? Rose, stasera ti porto un mazzo di rose. Ai bambini, e il papà deve andare a lavorare. A proposito, Luigi, Giorgio, quant'è che non giochiamo insieme con papà e voi? Papà. Allora da domani cominciamo a giocare un po' insieme. Poi uscendo, è qui il nostro cancro, che da anni abbiamo perso. Come faremo a recuperarlo? Uno esce di casa, chi saluta? Il vecchio o la vecchia? Che non c'è. Io la mia mamma è vissuta fino a 99 anni e mezzo, lucida, forse oltre i 90 già. Con mio fratello una volta l'anno lì fa, mamma scherzare, ironica, una ironia. Lo so che prima o dopo mi parlava di portata all'ospizio, mio fratello professore, io avevo una confidenza, mamma sei ribambita. Oh, non esistono più gli ospizi. Villa del Sorriso, Villa delle Mimose, Villa delle Rose, Villa de... Mia mamma, immobili. Non avete l'idea del significato quando un vecchio e una vecchia è sradicata dalla sua casa. Il mio grande amico, proprio Monsignore, tanto per ricordare a Rigoni, Ilario Capucci, patriarca di Gerusalemme, arabo cristiano, maronita, è stato in carcere a Tel Aviv 4 anni e mezzo per la prima intifada. Poi Paolo VI l'aveva con la proibizione di andare ai territori palestinesi, lui è nato a Betlemme. Quando vai in giro, Gallo, a un certo momento di sempre, quando in una famiglia, non a casa, la famiglia vuol mantenere dei valori, vuol trasmettere i valori ai figli, ai nipoti, a tutti. Quando non c'è più il vecchio, la vecchia, se quella famiglia vuole andare avanti bene, il vecchio, la vecchia, se la deve comprare. Un altro proverbio, vedi, vi do degli esaculatori, così via via a un certo momento, magari domani ve lo ricordate. Ho detto che l'incontro con l'altro è il massimo punto dove può iniziare la felicità umana. Questo Monsignor Di Liegro a Roma, direttore della carcere, è morto. Gallo, quando vai in giro, dì che è vero che c'è un gran proverbio, bellissimo, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. Tu guardami negli occhi la gente, digli, dimmi che escludi e ti dirò chi sei. Come facciamo a recitare il Padre Nostro? Una volta, se non fosse il Cardinal Canessa, è ancora mandato vivo, vecchio a Roma, mi chiama sul suo tavolo, là nel suo studio, una mano, lettere da tutte le parti, mi dice, guarda lì, cosa scrivono i fedeli contro di te. Ma Eminenza veramente ha scritto a lei? Tira fuori sti fuori. Puttane qui, là, drogati, disperati, tutte le ore, no? Questo qui blasfemo come processione. Io non mi ricordavo più, non sono mai andato in processione da 20 anni. Dice, quale processione? Era un corteo. E i ragazzi hanno messo processione a San Precario. Arrivo a Asti,
300 più ragazzi, era la prima crisi della Fiat. Ad Assi c'è un indotto, una fabbrica della Fiat, tutti disperati. Dai Gallo, vieni. Allora io in testa al corteo col megafono. E il mio compito era ogni tanto di ai ragazzi. San precario, tutti pregano. Tutta la città. Arriviamo in piazza, il grande grido. San precario, tutti vogliamo il lavoro. E il mio cardinale arcivescovo chiamava Brasfetto. Non sapeva leggere quella parte di umorismo, ma manco provocazione. Una richiesta era me. Quindi vi rendete conto? Questa possibilità, veramente, dimmi che studio. E allora ecco, andiamo avanti. E vi dico come sono miracolato io. Io ero marinaio del 43, allievo del nautico. Puoi immaginare, dovevamo conquistare il mondo, l'asse Roma-Berlino-Tokyo. Già all'elementare arrivavamo, la maestra mi sembra di vederla. Allora il nostro glorioso esercito aveva diritto alle colonie in Etiopia. Il glorioso esercito. E allora arriviamo in classe, la maestra, 38, 37. Faccetta nera della vicina, aspetta, aspetta, allora si avvicina. Ti porteremo il nostro duce, il nostro re, che cazzo se ce ne facevano del re Sciaboletta e di Mussolini, non lo so. Abbiamo portato la miseria a loro, la rovina, gli sforzi che abbiamo buttato i gas nervini. Vi rendete conto? Questo è il punto centrale. Di avere, allora io sono lì, siamo l'arsenale di Spezia, i primi giorni del 43. Siamo lì che chiacchieriamo con una marina tedesca, perché un caccia tedesco era affiancato. Tant'è vero che suona la grunata giù da basso, che in genere si fa a poppa. Io ero un ragazzo, quando sono in corto, poi a un certo momento, al Fidel 6, no, saluto perché è bello. Arriviamo giù, signori ufficiali, signori sottufficiali, guarda che educazione ho avuto. Da rovinare per sempre. Non siamo più alleati dei tedeschi. Io ho 15 anni. Siamo alleati degli anglo-americani e sopra eravamo i tedeschi. Due ufficiali, così. Scusi, mi fa legare, mette mano, ho portato via le balle. Ma un giovane ai posti di Bro, perché l'8 settembre comincia il rastrellamento, i fascisti tedeschi. Mio fratello era tenente del genio pontiere, è il mio mito, del 21, giovane universitario, ufficiale, Russia, noi poveri a vedersi un ufficialetto, sai, mia mamma dei sacrifici, le avevamo prestato i soldi per le divise al parroco, che poi la mamma gli era restituiti fino all'ultimo centesimo, lavorando per gli altri. Beh, e mio fratello erano accampati alla Villa Monza. Il reggimento era a Legnago sull'Adige, sopravvissuti alla Russia. Tanto per fare una cifra, Mussolini mandò 215.000 uomini in Russia. Quanti ne tornarono? 11.000. Poi tocchiamo questo punto velocemente. Vedo che riesco ad andare avanti. E mio fratello non arriva. Notizie, fame, la guerra continua. Niente, tutti, tedeschi, treni in Germania. 600.000 soldati italiani portati via e mio fratello non arriva, dice, telefono, mi sembra fosse la sera dei santi o dei morti, a Certosa, a Genova. Chi è? Mio fratello. Oh, capivo qualcosa, mia mamma, mio papà, ero un boccone, poi la mamma la più decisa di far Dino, si chiamava. Ecco cosa vuol dire un educatore, un insegnante, un genitore, un papà, uno zio, un prete, un vescovo. E allora mia mamma gli fa, Dino, cosa hai deciso in questa baraonda? E lui fa, mamma, ho già deciso,
sono entrato nella resistenza e io non sapevo cosa voleva dire resistenza. E ho cominciato a assimilare la resistenza. Per darvene, devo andare velocemente, per darvene un'idea, ogni tanto mi incontro con gli arcivescovi all'ingresso del parroco Fest e mi ricordo che una volta mi fa un certo momento di che santo te avanzi, di che santo sei devoto? Don Bosco, io sono figlio di Don Bosco. Dice, Don Bosco, beh, allora mi viene in mente, sai, io scherzo, so che nella lista dei santi, nella chiesa, ci sono i sette santi fondatori, i servi di Vicenza, servi di Maria. E ricomincia, io vado alla grande, io sono devoto di sette fratelli tutti insieme. Ah, e sì, quei mercanti che avevano dato tutto ai poveri, e quindi Vicenza, ma quando vedi gli amici a Vicenza, dico guarda i miei sette fratelli non sono proprio di Vicenza. Lui mi guarda con degli occhi, ma dico, ma com'è? Sì, dico Eminenza, i miei sette fratelli sono di Reggio Emilia. Ettore, Ettore, 23 anni. Ovidio, 23 anni. Agostino, 27, Ferdinando, 32, Aldo, 34, Antenore, 33, Gilindo, 42. Io sono grande amico del figlio di Ferdinando, Adelmo Cerfi, quando è morto lui aveva 4 minuti e adesso